partite. In vantaggio si porta l'Intisham, avendo all'esterno Theodor, che ora si adegua in seconda posizione a precedere Regina Jarap con in coda Clamorosa. Cavalli ora dopo 500 metri di corsa con l'Intisham, che ha guadagnato circa 6 lunghezze nei confronti di Theodor, che rimane in seconda posizione a precedere Regina Jarap e Clamorosa. L'Intisham affronta con buon margine di vantaggio circa 8 lunghezze nei confronti di Theodor, la curva di fondo. In seconda posizione Theodor con a ridosso Regina Jarap e Clamorosa. Cavalli ora lungo la curva con l'Intisham, che prosegue deciso in vantaggio al suo inseguimento. Ora Clamorosa per linee interne scavalca Theodor, avvicinato all'esterno anche da Regina Jarap. Siamo ora all'ingresso in retta di arrivo con l'Intisham, che figura sempre in vantaggio nei confronti di Clamorosa e Regina Jarap, più indietro Theodor. Siamo a 450 dal palo con l'Intisham, che lungo la corda si mantiene ancora in leggero vantaggio, ma al suo attacco si propone ora Clamorosa con all'esterno Regina Jarap. Siamo a 300 dal palo con l'Intisham, che sul passo sta reagendo lungo la corda all'attacco di Clamorosa, quindi Regina Jarap. Nel tratto finale l'Intisham sta mantenendo la meglio e Clamorosa ci riprova ora nel tratto conclusivo, ma l'Intisham alla corda si difende dall'attacco di Clamorosa e sul palo l'Intisham si impone davanti a Clamorosa, Regina Jarap, più indietro Theodor. Rivediamo l'immagine di questa seconda corsa di Agnano con il numero 2 di l'Intisham, Samuele Diana in sella, che in testa da un capo all'altro ha preso buon vantaggio per poi sul passo difendere la posizione fin sul traguardo. Il 2 di l'Intisham, Samuele Diana in sella. E al secondo posto il favorito numero 1, Clamorosa. Quindi 2-1, arrivo ufficioso alla seconda di Agnano.